Caffè. Vuoi caffè? Vuoi caffè? Come stai, amore? Amore, amore. Tutto qui? Il cervello. Nel cervello c'è la direzione centrale. Decide. Fai i progetti, i programmi e dai via la produzione. Divido, no? Divido. Entra in pista. Si mette in movimento. I bracci, i gambe, la bocca, yes, la lingua, tutto. Metti in movimento e... finché non... agguanta il cibo, che è la materia prima. Ma che cos'è che dici? Uno, l'individuo lavora per mangiare. Bella scoperta, uè. Mangiare? Viene giù e qui c'è una macchina che schiaccia ed è pronto per l'uscita. Uguale che in una fabbrica. L'individuo è uguale alla fabbrica? Allora? Fabbrica di merda! Operai! Operaie! Vi parlo a nome dei vostri compagni studenti! Sono le 8 del mattino! Oggi, sarà già buio! Per voi la luce del sole! Oggi non splenderà! Vi cuocerete al cottimo! 8 ore di cottimo! E uscirete stanchi, svuotati, convinti di aver sbagliato la vostra giornata! E invece sarete stati derubati! Sì, derubati di 8 ore della vostra vita! Snake, snake, snake fighting. It's very scary fighting snake. Really dangerous. So it's really popular at midnight. Everybody dancing on street. Everyone with same identity. Down there, Saki. Saki is really strong. Like a vodka. Really dangerous. So everyone get a roll up newspaper set in on fire and the put it in between. Ludovico, detto Lulù, Lombardia, quasi Svizzera. Questa qui invece stacchia dal Giso, Basso Ticino, Vergine. Mettete tutti e due.
Se volete anche il mio di mangiare, prendetelo, prendetelo, perché io tanto non c'ho fame. C'ho uno spacco qui dentro. Scusate, signor Massa, una curiosità, ma voi come fate a coprire quei tempi? È che io in fabbrica mi annoio, mi rompo i coglioni. Allora lavorano, lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto, la vita, traguardo, striscione, tutti dentro in pista. Qui dentro siamo tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i peroni, come questo qui, Sicilia Orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanchi e io li frego sul remo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, sono concentrato. Io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo, il culo di quella lì. Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Io non c'ho niente. Io c'ho la forza, lavoro, so quello. Ma io me ne frego, io mi concentro. Io penso al culo della Dalgesa, guarda un po'. Ehi, che chicca la gara Dalgesa! La che dice che pare passo da turni dur! Giovanotti, guardare, imparare, io sono già concentrato, io sono già in un altro mondo. Pensare solo al pezzo, anche se non serve a niente, ogni pezzo è un buco, ogni buco è un pezzo. Basta non cascare nel buco, per non cascare in questo buco, pensare al culo della Dalgesa, chiaro il concetto? Come spiegavo la mensa, è tutta una questione di tecnica, no? Io mi fisso col cervello e penso al culo della Dalgesa, e via che vado. Un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo. Un culo, un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo, un culo.
fai il buono? Siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba? Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, ma che cosa serve? Sì o no? Ho ragione? Sì, sì. Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no? Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi? Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus che cervella poco a poco se ne scappa. Sciopera. Va, ti saluto. Beh, buona permanenza. Grazie. Sciopero. Lo studente fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotto? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che tale distesa, eh? Lo studente, lì fuori, dice, aspetta concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rotta, no più. E non c'è più Enzo di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta. Di lasciare